Quali sono i punti strategici da cui parte la formazione della leadership della PA? Allora, io prenderei lo spunto da quello che sono, diciamo, i due paradigmi espressi nel piano triennale di Agit, in cui uno di questi si parla di digital first, ossia i servizi della pubblica amministrazione devono essere pensati per essere erogati in digitale fin dall'inizio. Questo ovviamente cosa significa? Significa che noi non possiamo pensare di digitalizzare un servizio vecchio su un'infrastruttura nuova, ma deve essere reingegnerizzato fin dall'inizio, pensato nel digitale. Significa quindi competenze di change management della pubblica amministrazione, capacità di conoscere i processi e cambiarli per adattarli al fatto che siano erogati in maniera digitale e soprattutto col fatto che siano usufruiti da una popolazione che ovviamente ha competenze digitali, non come gli operatori che li pensano. Quali sono le attività di Regione del Veneto messe in campo per la formazione della nuova leadership? Allora, le attività si basano principalmente su due fronti. Il primo è la creazione di un insieme di leadership di competenze digitali attraverso quella che è la coalizione delle competenze che noi abbiamo messo a disposizione. Sono persone che lavorano, operano quotidianamente nella pubblica amministrazione, che conoscono quindi le tematiche e che sono quelli innovatori naturali di queste diciamo pubbliche amministrazioni, che non solamente operano nella quotidianità ma che formano i colleghi, aiutano nel campo, perché il concetto principale è non solamente sapere ma saper fare i servizi digitali, diciamo. Secondo elemento è quello che abbiamo presentato proprio oggi qui allo SMAU, è il bando di Innovation Lab, che mira a creare quei luoghi di innovazione che sono misti tra il pubblico e il privato, nel quale si possa formare gli operatori della pubblica amministrazione a erogare i servizi digitali, ma anche a capire e sapere anche ascoltare le esigenze del cittadino, che ovviamente è il nostro primo cliente dei nostri servizi che eroghiamo.